Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle spugnette per il trucco. Spero che questo video sarà super veloce perché non è che c'è così tanto da dire, però me lo chiedete sempre, cioè mi fate sempre domande riguardo alle spugnette per il trucco e ho detto, va, facciamo un video super veloce, speriamo, nel quale appunto vi spiego come utilizzare le spugnette per il trucco. Si possono trovare ormai in commercio tantissime spugnette diverse, dalle classiche, quelle in lattice schiumato, quelle che andavano già, non lo so, negli anni 90, anni 80, quelle triangolari bianche, fino ad arrivare alle spugnette di ultima generazione, diciamo, che sono tipo queste qui di Real Techniques, la classica Beauty Blender per intenderci. Quello che cambia sostanzialmente è il materiale di cui è fatta la spugnetta e la morbidezza, cioè ci sono delle spugnette che possono risultare più morbide e altre spugnette che invece possono risultare più compatte. Quindi una spugnetta più compatta può stendere in modo, diciamo, più spesso il prodotto che c'è sotto. Una spugnetta più morbida magari riesce a tirarlo di più, riesce a renderlo più soft. Come si utilizza la spugnetta? Asciutta o bagnata? Questo è il grande mistero dell'umanità. La spugnetta in ogni caso si utilizza sempre bagnata. Ora, non c'è una legge che vieta di utilizzarla asciutta, so che l'80% della popolazione mondiale utilizza le spugnette asciutte, ma la spugnetta per avere la maggiore efficacia si utilizza bagnata. Il motivo è semplice, la spugna è una cosa che assorbe, quindi se la spugna è già piena di acqua, non assorbirà il prodotto che andate a stendere. Se la spugna è asciutta, è normale che metà del fondotinta che ci mettete sopra se lo mangia la spugnetta. Quindi metà del fondotinta che comprate praticamente lo buttate via. Un altro motivo è quello che una spugnetta asciutta, proprio perché assorbe in alcuni punti il prodotto, non va a stendere in modo omogeneo il prodotto. Una spugnetta bagnata, siccome non ha bisogno di assorbire prodotto, riesce a stendere non mangiandosi il prodotto che c'è sotto. Questa è la differenza, ad esempio, tra una spugnetta asciutta e una spugnetta bagnata. In questo caso, questa tipologia di spugnetta, come ad esempio la classica Beauty Blender, cambia di grandezza. Ora, questa bagnata è sporca perché l'ho utilizzata per realizzare il mio trucco, però vedete che differenza di grandezza. Questa è quella asciutta e risulta molto più dura. Questa è quella bagnata e risulta più grande e più soffice, quindi riesce a stendere meglio il prodotto, che sia fondotinta o che sia correttore, che sia qualsiasi prodotto in crema che volete applicarci. Come funziona la spugnetta? Come utilizzarla? Se tirate il prodotto, ovviamente lo andate a stendere. Di conseguenza, la coprenza del prodotto che stendete risulta minore perché non andate a creare spessore del prodotto, ma appunto lo andate a tirare e a stendere su una superficie maggiore. Se volete ottenere più coprenza con l'utilizzo della spugnetta, basta che il prodotto invece di tirarlo lo picchiettate, in quel caso lo andate a stratificare e appunto il prodotto vi darà più coprenza. Questo è il motivo per cui il correttore non va tirato, che sia con le dita, che sia con il pennello, che sia con la spugnetta, ma va tamponato proprio perché il correttore riesce ad avere una maggiore coprenza. Come si utilizza ad esempio con il fondotinta? Facciamo l'esempio di questa spugnetta. Io mi trovo bene con questa parte tagliata, ma se non lo so, usate la Beauty Blender che è tonda, potete utilizzare la parte tonda, potete utilizzarla di lato, potete utilizzarla come meglio vi trovate. A questo punto o mettete il fondotinta direttamente sul viso, o lo mettete sul dorso della mano, lo prelevate con la spugnetta e poi lo applicate, o mettete il fondotinta direttamente sulla spugnetta e lo applicate. Andate a picchiettare, a tirare dove volete, magari qui sul collo, e riuscite appunto ad applicare il vostro fondotinta. Passiamo al correttore, stessa cosa, può essere applicato direttamente sulla zona e poi sfumato, può essere applicato sulla mano e poi applicato, può essere messo direttamente sulla spugnetta e poi applicato. Il correttore vi consiglio di non tirarlo mai, ma di picchiettarlo sempre in questo modo. Poi magari quando arrivate diciamo nella parte più esterna, a quel punto lo sfumate un po' verso l'esterno per non avere una riga netta, però mi raccomando, andate sempre a picchiettarlo in questo modo. Con la spugnetta possiamo applicare anche dei prodotti in polvere, come ad esempio la cipria.
Io la cipria nella zona del contorno occhi la applico soltanto con la spugnetta perché riesco a pressarla bene e la spugnetta, essendo bagnata, non mi applica, cioè mi applica la cipria in modo più delicato, non mi va a dare quell'effetto polveroso che invece alcune ciprie possono dare. Utilizzo sempre una cipria in polvere libera, ma per questo ho fatto un altro video per l'utilizzo della cipria. Vi invito ad andarlo a vedere se siete interessati. Come faccio? Prendo dal barattolo la cipria con la punta della spugnetta in questo modo e vado praticamente a pressare la cipria così. Mi vedete farlo in ogni video, cioè ormai sapete a memoria. Potete allo stesso modo applicare la cipria su tutto quanto il viso, magari qui nella zona della palpebra superiore, oppure potete switchare strumento e applicarla sul resto del viso con il pennello. Però andando a pressare la cipria con la spugnetta in questa zona, riuscite proprio a pressare appunto la cipria, evitando che il correttore durante la giornata vi vada a fare quelle classiche pieghette. Con la spugnetta possiamo tamponare anche tutto il viso alla fine della realizzazione del nostro trucco. Ad esempio, prendiamo uno spray fissante, lo spruzziamo sul viso. Vogliamo cercare di unire il più possibile le polveri con le creme. Prendiamo la nostra spugnetta e andiamo a pressare, non tirare assolutamente a questo punto del trucco, così in giro per il viso. In questo modo tutto avrà un effetto ancora più naturale. Con la spugnetta possiamo anche realizzare la tecnica del baking, quella nella quale applichiamo tanta cipria qui nella zona sotto l'occhio. Possiamo andare a tagliare qui la parte, la sfumatura più esterna, applicando una grande quantità di cipria. Possiamo tagliare la zona del contouring ancora una volta applicando una grande quantità di cipria. La spugnetta è uno strumento molto molto versatile, bisogna soltanto capire come utilizzarlo. Mi raccomando, bagnatela sempre. La bagnate sotto l'acqua, la strizzate e poi magari io la prendo un asciugamano e faccio questo all'interno dell'asciugamano, così si leva la quantità in eccesso di acqua e non rischio di zupparmi quando poi la utilizzo. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se così è stato, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale. Non è stato poi così veloce perché vedo che ho registrato un bel po'. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!